fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole un seme, per fare un seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore. Al professor Z venne commissionata una super bomba atomica. Ma qualcosa non funzionò nella formula e così, dal cielo, al posto di una bomba, arrivò nella periferia della città una gigantesca e meravigliosa torta di cioccolato, che venne però rifiutata dagli adulti e guardata con sospetto. Per fortuna si avvicinarono due bambini che guardarono la torta con occhi diversi, scoprendo gli ingredienti, le forme, le geometrie golose di quella immensa architettura regalata dal cielo. Agricoltura e architettura che ritornano ad essere solide e che invece noi abbiamo separato utilizzando la petrolchimica, utilizzando materiali con cui poi andiamo a costruire le nostre case e purtroppo anche le nostre relazioni. Adesso vi porto a vedere gli ingredienti con cui potremo costruire le case, delle case come questa torta, genuine, buone e anche innovative. Questa è paglia ed è poi e non solo la paglia del grano, anche le paglie vegetali, quelle a cui non diamo importanza, anzi che chiamiamo infestanti. Beh, una volta che seccano possono diventare un fibro rinforzo per una parete, per un intonaco. Ed è un qualcosa che la natura ci offre in abbondanza, perché dovremmo coltivare ad esempio il kenaf in Africa, coltivato dalle donne per produrre poi i nostri materiali bioedili, e queste donne in Africa per produrre la bioedilizia per noi tolgono spazio al loro cibo, alla loro alimentazione, al loro suolo e lo sfruttano. Dobbiamo riguardare le cose con occhi diversi e guardare questo che chiamiamo infestante come dono. D'altronde gli uccelli ci fanno i nidi. Perché noi, la ragione per la quale siamo dentro un nido. Perché noi umani non potremo fare le nostre case, anzi dobbiamo copiare dagli uccelli architetti, perché quella è l'architettura perfetta. Il mio lavoro è questo, contadina dell'edilizia, produttrice di materiali per l'edilizia. Il mio obiettivo è quello che si raggiunga una tracciabilità completa dei materiali, quindi l'etichetta. Noi qui stiamo etichettando tutto, si deve capire chi lo produce, come lo produce, che fine fa questo materiale. L'ideale è che i prodotti diventino come, un po' come le foglie, quando cadono dall'albero, lì dove sono, ritornano ad essere terra feconda. Anche i materiali dell'edilizia, lì dove sono, una volta finito il loro ciclo di vita, devono ritornare ad essere terra feconda, ad essere orti, ed ecco perché padigli orti. Quando non ci sei più, diventi terra. Ma lì dove sei, senza essere portato, trasportato, riciclato, compattato, biocompattato, tutte queste parole ci mettono la coscienza a posto, riciclato. Ah beh, è un prodotto riciclabile, allora ok, lo compro. No, ma per riciclarlo poi lo devo spostare, lo devo trasportare. E tutto questo lo stiamo lasciando ai nostri figli. Invece no, come foglie, cadi e diventi terra feconda. Dentro questo bonbon ci sono alcuni ingredienti, c'è la calce, la terra cruda, c'è la lana, ma c'è anche il miele, c'è il latte, tutti quegli ingredienti eccedenti a noi cari per fare un'architettura di qualità. E quindi sempre il nostro motto, le eccedenze dell'agricoltura diventano eccellenza in architettura. Non è una favola e vede coinvolte tante realtà che fanno impresa, che quindi ogni giorno si incontrano con problemi, gioie, dolori, speranze, difficoltà. Si lavora un po' come si lavora in natura, dove non esistono i disoccupati, dove lo scarto di uno diventa risorsa dell'altro. È una brutta parola, scarto. Scarto è una bruttissima parola e questo percorso vuole essere proprio un percorso per vedere quelle parti che noi consideriamo scarti come eccedenze, come risorse, rifiuti speciali, che invece diventano risorse speciali per costruire case ma anche relazioni diverse. Io faccio l'imprenditrice, leggo tanti curriculum straordinari di persone che non mi dicono cosa sanno ma cosa sanno fare, ma persone che chiedono qualsiasi tipo di lavoro e presentano un curriculum. Io vorrei sapere dei politici che noi abbiamo quanti hanno un curriculum, non di che cosa sanno ma di che cosa sanno fare. Magari non hanno mai amministrato manco un condominio e li vediamo amministrare città, paesi, luoghi. Ecco,
la meritocrazia non esiste. Nel mio lavoro è impensabile che non ci sia il merito, che non ci sia la competenza. E io sono una piccolissima imprenditrice. Io vorrei questo dalla politica. Mi auguro quindi che questi esempi che noi portiamo, dove tracciamo tutto, dove raccontiamo tutto e dove sono racconti di competenza e di eccellenza, diventino anche il raccontare la politica per fare poi azioni. E per questo abbiamo deciso anche ogni tanto di indignarci, di fare come dice Sant'Agostino, di coltivare la speranza. Dice, quando si coltiva la speranza ha due figli, che sono lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno perché bisogna imparare a dire che cosa non funziona e dirlo sdegnandosi, però poi bisogna avere anche il coraggio per fare, per cambiare le cose. Quindi dobbiamo essere estremamente pratici, pragmatici, avere sempre le mani sporche, che vuol dire avere sempre le mani in pasta, ma non in pasta, nel pasta di queste torte, di questi dolci, essere sempre operativi. La cosa bella di questa filiera è che noi le cose le facciamo, le sperimentiamo. Adesso tra qualche giorno inauguriamo il distretto di democrazia solare. Molti di noi usiamo energie solari dirette per cucinare, per fare tante cose, senza fotovoltaico, senza eolico. E iniziamo anche questa banca del sole, dove scambieremo saperi legati al sole. Anche questo io credo ci porterà anche innovazioni imprenditoriali, anzi ci sono già. Anche da un errore può nascere lo stupore e una spinta a coltivare il nuovo e il buono. Ed è vero che sbagliando si impara. Mamme, nonni, mariti, cani, gatti e canarini merendavano beatamente sazi e gioiosi con il professor Zeta, che felice di aver sbagliato l'esperimento gridava: «Venite, venite, c'è ancora tanta torta per tutti!» E ce ne sarà veramente per tutti un giorno o l'altro, quando si faranno le torte al posto delle bombe. Perché ciò accada, occorre ritrovare lo sguardo dei bambini e imparare a fare nuove torte, liberamente tratto dalla Torta in cielo di Gianni Rodari. Per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme cantiamola, ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, per fare un fiore ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.